Ciao! Qui è Start Green e io sono Alicia. E io sono Giovanna. Il nostro motto è essere green con creatività. Oggi, infatti, facciamo vedere un laboratorio dal nostro nuovo libro, Chi è l'asino io? Io. Lei. Io. Io. Che appunto sarà il continuo della collana dei nostri libri didattici. E quindi andiamo a fare un laboratorio divertente per diventare tutti asinelli. Sì, sempre con materiale riciclato, con il nostro materiale preferito. Allora, se volete avere altre informazioni su questo libro, vi mettiamo il link. Al momento che stiamo registrando il video è solo in preparazione il libro. Poi pian piano metteremo online tutti i laboratori e già qualcosa troverete sempre a tema asino. Allora, se vi volete iscrivere al nostro canale YouTube, seguiteci anche su Instagram e Facebook, e poi potete andare a vedere il nostro sito web e tutti gli altri libri che abbiamo realizzato. Allora, andiamo a vedere come prefare queste orecchie d'asino. Materiale occorrente per questo laboratorio: due rotoli di Scottex, un rotolo di carta igienica colorato nero, nastro, un cartoncino bianco, sì, riciclato, riciclato, sì, forbici, una matita e la cola vinilica o cola a caldo. Prendiamo il rotolo di Scottex e tagliamolo per lungo. Allora, ora apriamo e disegniamo nostro orecchio. Se volete potete scaricare anche le forme dal sito. Vedete, ora tagliamo l'orecchio e la parte che avanza vi servirà per creare la parte sopra da tenere sopra la testa. Una parte c'è orecchio, c'è l'altra parte restante, tagliamo e sarà base per attaccare l'orecchio. Attaccare orecchie, sì. Che starà sulla testa, appunto. Ora prendiamo un altro, facciamo stesso cosa. Però mi raccomando, l'orecchio di farlo nel verso opposto, quindi specchiato. Allora, ora lo rigiriamo e tagliamo orecchie in questo modo. Ricalchiamo e tagliamo. Vedete, ora abbiamo le orecchie e la base. Ora da un cartoncino bianco riciclato, sì, sempre tagliamo le sagome, ma sempre ricordatevi che devono essere specchiate. Quindi facciamo questo, dovremo incollarle. Prendiamo rotolo di carta igienica colorato nero e tagliamo, diciamo, questo sarà il nostro ciuffetto. Tagliamolo a metà e poi facciamo tanti tagliettini per fare il ciuffo, appunto. Sulla base facciamo due righettine con forbicini piccole. Andiamo a fare, perché dove sarà inserito le orecchie. Vedete, inserito e poi va tirato un pochino sotto e piegato, e quindi questa parte qui dietro la colla. Con la colla calda abbiamo incollato e stessa cosa abbiamo fatto anche qui dietro. Per tenerli dritti. Sì. Ora dobbiamo incollare il ciuffo. Abbiamo piegato qui. Così da tenerlo sempre dritto. Con la colla a caldo. Sempre alzato, capito? E lo incolliamo. Ora, una volta incollate, prendiamo forbicine e andiamo a fare buco centrale ai lati. Prendiamo i nastri, due nastri uguali. Facciamo un nodo in cima e andiamo a infilarli. E la stessa cosa dall'altra parte. Quindi ecco il laboratorio per far diventare tutte asinelli. Vedete, così ve lo legherete. Questo è il laboratorio che troverete nel nostro nuovo libro sugli asinelli. Vi è piaciuto realizzare queste orecchie? Potete utilizzarle per varie cose.
e sicuramente, sì, sicuramente vi è piaciuto, sicuramente è facilissimo, non avete scuse perché troverete materiale dappertutto, a casa ce l'hanno tutti. Eh sì, è vero. Allora, se vi è piaciuto questo video, metteteci un mi piace, iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate le notifiche così sarete sempre aggiornati, seguiteci su Facebook e Instagram e visitate il nostro sito web. Noi vi aspettiamo quando sarà uscito il nostro nuovo libro. Al prossimo video, ciao!